Ciao, oggi Gesù spiega da un'esegesi ai discepoli di questo testo che ho commentato l'altro giorno, di grano e cizzania che sono e crescono incrociati. E ho capito questo come che è dentro ogni persona. Gesù spiega questo in modo diverso oggi, da una delle spiegazioni possibili ai suoi discepoli. Una domanda, quale spiegazione potrebbe dare adesso a noi, a te? E penso che questa che esce dal nostro cuore, che porta buon frutto, che permette a noi qualcosa a capire, collegare con nostra sapienza, con questo che già sappiamo, è una buona. Ma adesso avviciniamoci a questa di Gesù. Gesù dice, porta una visione molto dualistica, che c'è grano buono, buone persone, grano e zizzania, questo sono che viene dal male, ma questo in fine dei tempi sarà come distrutto, e questo crea da noi una, può creare una, va bene, venga adesso da questo buono o dal cattivo. E io penso che Gesù vuole a noi dire e spiegare, non ti preoccupare, tutto questo che questa bontà che il mondo viene dal Dio. E da dove viene questa cattiva? Dal male, ma male è sottordinato a Gesù. Io penso che dal Dio niente è uscito da mano. Lui è anche, ha potere sopra questo che è male. E quelle ultime parole di questo Vangelo dicono questo, che la distruzione di questo che non ha la vita. È difficile pensare alle persone completamente condannate. Penso perché Gesù ha dato il suo cuore a questa persona, il suo sangue. Ma che in fondo dai tempi, questo che non aveva la vita, forse questo che dentro la persona era cattivo, o se la persona ha perso davvero, e anche queste tutte cose che hanno creato tantissima fatica, tantissimo male. Quindi Gesù, il Signore, sopra bene, e anche il male non può essere sopra Lui. Quindi non sono due cose a questo stesso livello, ma Gesù ti dice tutto che buono vedi viene da me. E questa è buona notizia, no?